Sai chi stabilisce le date delle giornate internazionali che sempre più spesso ci troviamo a celebrare? Le giornate mondiali o internazionali sono uno strumento adottato per informare e sensibilizzare cittadini, comunità e forze politiche su specifici argomenti. Sono ricorrenze che si ripetono ogni anno in tutto il mondo, importanti per mettere in risalto problemi soprattutto sociali e ambientali o anche per ricordare eventi significativi. Le giornate mondiali sono approvate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e sono frutto del lavoro di molte associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni non possono però arrivare da sole all'ONU, quindi devono prima passare da uno degli stati membri che sottopone la proposta all'Assemblea Generale, che decide per consenso se adottarla, stabilendo un giorno particolare e spiegando cosa ha portato alla scelta di proclamare la giornata internazionale. Le giornate internazionali, soprattutto quelle più famose e significative, si svolgono in tutte le nazioni del mondo e coinvolgono ogni anno milioni di persone. Ogni giornata internazionale ha un sito internet dedicato, disponibile nelle 6 lingue ufficiali dell'ONU: spagnolo, russo, cinese, francese, inglese e arabo. Ad oggi le giornate mondiali riconosciute sono oltre 160, in aumento ogni anno. Due piccole curiosità. Giugno è il mese con più giornate internazionali, ne ha ben 24. Il 21 marzo, invece, è la data di ben 5 diverse giornate internazionali: dell'eliminazione della discriminazione razziale, delle foreste, della poesia, del Norus e della sindrome di Down. YY soddisfa e alimenta la tua voglia di sapere. Iscriviti al canale e seguici sugli altri social.